Le analisi effettuate da Goletta Verde di Legambiente hanno gettato nello sconcerto i comuni rivieraschi calabresi, che non ci stanno ad accollarsi l'indegna bandiera nera per la qualità del mare. E così ci si organizza. I comuni di Cassano Ionio e di Villa Piana, assieme, hanno fatto analizzare le acque del loro mare e i risultati sono più che soddisfacenti. Dalle misurazioni è risultato che le acque di Villa Piana e di Sibari, le acque marine di balneazione, hanno una percentuale superiore al 95% di ossigenazione. I prelievi che abbiamo eseguito hanno dato risultati positivi, nel senso favorevole alla balneazione. Io posso anche tranquillamente svelare che al largo dell'area di Sibari abbiamo intercettato anche la famosa schiumetta che spesso vediamo. Questa schiumetta l'abbiamo prelevata, l'abbiamo fatta analizzare e anche lì è tutto nei parametri. I tecnici dell'ARPACAL, la stessa Guardia Costiera, ci informa che la schiumetta a volte è dovuta al fatto che un maggior riscaldamento delle acque del mare provocano alle alghe che hanno in fondo una certa fermentazione, vengono in superficie e producono quella schiumetta. La nostra intenzione è quella di riuscire ad arrivare a un quadro completo della situazione, l'abbiamo già in parte e sappiamo già che c'è qualche difficoltà alla foce del fiume Crati e intervenire sinergicamente insieme a tutti gli altri amministratori, ma soprattutto chiamando in causa la Regione Calabria per cercare di preparare un progetto e un programma serio per evitare condizioni del mare in futuro che possono essere assolutamente preoccupanti.